Buongiorno, questa mattina ho una notizia importante da darvi. Manca soltanto una settimana. Ci siamo arrivati. Soltanto una settimana e la nostra campagna di raccolta fondi per riaprire il Museo di San Domenico sarà terminata. Quindi chi non ha ancora fatto in tempo o chi non ha avuto modo di donare lo può fare in questa settimana ed è importantissimo che lo faccia al più presto. E soprattutto poi invece chi ha già donato deve per favore spandere la notizia che si può ancora partecipare al progetto, si può ancora donare, ma è l'ultima settimana, quindi ora o mai più. Quindi ho deciso di fare questo video per spiegarvi con calma come si dona da internet, dal sito di Eppela. Quindi venite pure di qua, da questa parte, che vi faccio vedere passo passo come si fa, perché potete venire qua da noi e dopo vi dirò anche in che orari, però se volete farlo da casa lo potete fare in questo modo. Vado. Allora, intanto aprite una pagina e andate sul sito di Eppela, quindi www.eppela.com. Eppela è proprio il nome del sito. Allora, qui voi la prima cosa da fare è farvi un account, registrarvi al sito. Quindi qua dove vedete login, voi dovete cliccare. Ecco qua. A questo punto vi dovete fare il vostro account o vi registrate direttamente se avete Facebook, altrimenti qua vedete c'è scritto sei un nuovo utente, registrati ora. Cliccate qua e qui vi si apre poi la pagina dove voi dovete mettere i vostri dati e soprattutto la mail, perché è importante appunto per le notizie. Una volta che vi siete registrati sul sito fate accedi. Ora noi ci siamo già ovviamente segnati e quindi ecco, a questo punto vedete qui avrete non più la scritta login ma un occhio anche abbastanza inquietante che vi guarderà per tutta la durata. Comunque questo vuol dire che siete loggati, cioè che siete sul sito, nella vostra pagina dedicata. Qui allora andate sulla lente di ingrandimento e qui scrivete riapriamo il Museo di San Domenico, che è il nome del nostro progetto. Fate cerca e a quel punto vi si apre, ecco qui se ce ne fossero altri vi farebbero vedere altri, ma ci siamo giustamente solo noi, quindi cliccate poi sul nostro progetto. Quindi questa è proprio la nostra pagina dedicata, la pagina che Eppela ha dedicato al nostro progetto. A questo punto per donare si scorre leggermente in basso, qui sulla destra vedete c'è scritto ricompense e qui sono tutte le cifre che si possono donare avendo una ricompensa in cambio. Potete aprirne anche una a caso, la prima, ecco, perché poi in realtà la scelta si fa da questa pagina qui. Vedete, c'è la ricompensa da 5 euro, quella da 10, quella da 20, quella da 50, 100, 200, 300, 1000. Se volete dare un'altra cifra che non è fra queste che abbiamo pensato, in fondo avete voglio supportare il progetto senza richiedere ricompense. In realtà le ricompense ve le diamo comunque, quindi quello poi ci si mette d'accordo. Però qui capite bene che potete scrivere la cifra che volete, per esempio. Va bene. Quindi mettiamo il caso che vogliate donare 20 euro, quindi cliccate sul ecco e qui vi fa vedere come si fa, quindi vi si apre la pagina per il pagamento con la carta di credito, quindi mettete i dati della vostra carta, scorrete e in fondo contribuisci. Ora, questo per quanto se volete pagare con la carta di credito, se volete pagare col bonifico bancario, di solito è qui sulla destra, adesso non c'è, quindi proverò, perché prima ho provato e c'era, quindi proverò a fare una cosa, metterò 500 euro, mettiamo il caso che io voglia donare, ecco, voglio donare 500 euro, adesso sono su paga con carta, quindi metto i dati della mia carta, ma se io invece voglio pagare con il bonifico, clicco qui sopra, a questo punto vedete che paga con bonifico diventa bianco e qui posso mettere i miei dati, ok? Metto tutti i miei dati e poi contribuisci.
Una volta cliccato su Contribuisci, nel caso del conto corrente, vi arriva una mail con tutti i dati, IBAN, eccetera, del bonifico che dovete fare poi presso la vostra banca. Quindi è un pochino più, insomma, un po' più lungo, diciamo, il pagamento con bonifico, più immediato quello con la carta di credito. Ovviamente ricordatevi prima di qualunque cosa di registrarvi, dovete essere iscritti al sito per poter fare questi pagamenti. Ora vi dico, appunto, quindi se volete donare dal sito. Se invece volete donare cash, diciamo così, potete venire da noi, appunto vi rilasceremo una ricevuta e poi ci pensiamo noi a versare i soldi sulla piattaforma internet. Quindi potete venire qua da noi nella sede di Artemia tutti i giorni in questa settimana, a parte sabato e domenica. Noi siamo qui dalle 9:30 all'1, dalle 9:30 all'1. Oppure giovedì prossimo, perché giovedì prossimo è il 20 di giugno e sarà veramente l'ultimissima giornata per appunto la raccolta fondi, quindi giovedì prossimo, il 20 giugno, in via eccezionale, saremo qui praticamente tutto il giorno fino alle 7 di sera. Quindi per chi non può la mattina può venire giovedì prossimo il pomeriggio fino alle 7 di sera. Altrimenti ovviamente si può donare anche partecipando la sera alle iniziative che noi facciamo, e soprattutto c'è una data importantissima alla quale vi voglio anche invitare, martedì prossimo, giusto? Sì, è martedì. Martedì prossimo, il 18 di giugno, cominciano le iniziative del Plaid Festival organizzato dal Consorzio Santa Trinita. Esatto, quello che negli anni passati organizzava il festival in Sant'Orsola, perché veniva fatto nei giardini di Sant'Orsola. Da quest'anno invece verrà fatto nel Giardino Segreto e nel Chiostro di San Domenico, quindi si cambia nome, da in Sant'Orsola diventa in San Domenico. Quindi martedì prossimo, 18 di giugno, ci sarà la serata che dà il via a questo festival. Tante le iniziative, tante le serate, saremo presenti ovviamente anche noi come tutti gli anni. Quindi in questa serata, e vi invito ad andare sulla pagina Facebook in San Domenico per avere il programma definitivo della serata, saremo presenti noi con appunto un banchino, diciamo così. Quindi se siete a Prato martedì 18, venite a salutarci, venite a trovarci e venite appunto a scoprire tutte le attività del festival in San Domenico. Io penso e spero di essere stata esaustiva, spero di avervi detto tutto. Se avete delle domande le potete fare a questo post che noi poi vi rispondiamo. Grazie mille e mi raccomando, diffondete la notizia, abbiamo solo una settimana di tempo prima della fine della campagna, quindi mi raccomando, donate. Grazie.